Nel mio campo i capitani scoraggiosi sono tutte le persone che in questo momento sono in attesa di trapianto. Solo nel mese di marzo erano più di 200 e i 7.000 volontari su tutto il territorio nazionale che quotidianamente stanno continuando a lavorare affinché le persone in attesa di trapianto possano trovare il loro fratello genetico. Ricordiamoci che insomma l'attenzione sulla sanità in questo momento storico è molto alta, soprattutto per i medici e gli infermieri che si stanno occupando delle persone direttamente toccate da questo virus, ma c'è tutto un mondo sanitario che comunque deve andare avanti nonostante tutto questo. Certo, noi ci occupiamo di reclutare, di iscrivere al registro donatori di midollo osseo le persone che esprimono la volontà di diventare appunto donatori. Ricordo che la compatibilità per una persona che è in attesa di un trapianto, perché è colpita da una malattia quale può essere un tumore del sangue o una patologia autoimmune, di trovare un fratello genetico è uno su 100.000. Pertanto, più persone si iscrivono al registro, più possibilità diamo a questi pazienti di avere una possibilità di vita. Siamo abituati per formazione, per vissuto, a dover vedere sempre la parte positiva anche nelle situazioni di tragicità estrema, come può essere questa pandemia. Direi che il bicchiere mezzo pieno lo vediamo nell'attenzione maggiore verso l'altro, nella sensibilità che le persone sviluppano maggiormente nei confronti di chi ha bisogno. Le persone sono obbligate in questo momento a rallentare e a pensare a quello che hanno intorno e alla drammaticità dei momenti che molte persone stanno vivendo, sia con il coronavirus, ma anche per altre malattie che non si fermano nonostante questa emergenza, perché ricordo, in seguito alla chiusura degli aeroporti, alla chiusura di voli aerei, siamo in forte difficoltà nel far arrivare dall'estero gli organi che sono risultati compatibili. Quindi mai come in questo momento il donatore italiano fa la differenza per chi è in attesa di vita. Per chi volesse sostenervi, come può farlo? Può farlo andando a visitare il nostro sito www.asmoemiliaromagna.it, dove potrà trovare dei prodotti pasquali. Questi possono avere due destinazioni. Uno, prenotare una colomba o un prodotto pasquale per sé e attendere che la situazione migliori e noi lo invieremo direttamente a casa. Altrimenti può scegliere di fare una donazione corrispondente all'importo della colomba o dell'uovo di Pasqua. Il prodotto acquistato verrà consegnato agli ospedali della nostra regione, a tutte le persone ricoverate e ai medici e infermieri che sono in prima linea per dare un messaggio di speranza che un futuro appunto c'è.